Un visore di realtà virtuale utilizzato in ambito medico per mettere fine alla paura degli aghi. Succede all'ambulatorio Nursing di Lipunti a Sassari, dove l'utilizzo della realtà virtuale aiuta bambini e adulti a vivere l'esperienza in maniera meno traumatica, riducendo in questo modo lo stress e l'ansia dei pazienti e aiutando in questa mansione anche il personale sanitario. Luca, parliamo di un dispositivo innovativo che consente di lavorare con più tranquillità. Sì, diciamo che stiamo testando a livello nazionale un device certificato comunque come strumento medico che servirà per aiutare i pazienti piccoli e grandi a affrontare il prelievo, a volte vissuto come una situazione di stress e di ansia. Con il visore stiamo già testando molti risultati positivi, per i quali anche i bambini si faranno i prelievi da soli. Nel campo della medicina la tecnologia fa passi da gigante. Le strutture ospedaliere per queste innovazioni sono adeguate? Sì, assolutamente sì, e ti dico che abbiamo già delle interlocuzioni anche con gli ospedali proprio per portare anche a loro questo tipo di innovazione. Quindi ci stiamo lavorando e pian piano cercheremo anche a loro di dare questo tipo di presidio. Come mai avete deciso di investire proprio in questo macchinario? Allora, diciamo che il progetto nasce con Dr. Dog in una fase iniziale e quindi con l'ausilio dei cani, grazie alla clinica veterinaria, riusciamo a aiutare i ragazzi a fare il prelievo. Ma abbiamo visto che non sono soltanto i ragazzi, ma sono anche i bambini e quindi anche nella fase adulta che viviamo questi tipi di ansia e di stress. E quindi la richiesta specifica del bambino era o fare il prelievo trovando una soluzione oppure trovare delle condizioni che erano ancora più stressanti e quindi magari andare verso condizioni che le dovevano tenere bloccate e quant'altro, quindi una condizione abbastanza seria. Oggi con questo riusciamo a iniziare a fare un prelievo già dai 4 anni a salire. Quindi in una fase decisamente molto più soft e leggera, con testimonianze fotografate dove a nostro dire poteva essere molto più blando, invece abbiamo avuto degli exploit importanti. Quindi viviamo anche questa realtà nella fase adulta, però magari un vissuto stressante, alcune situazioni particolari, quindi lo riporta nella memoria. Con il visore riusciamo a dividere quello che è l'attività cerebrale, quindi vedendo delle immagini, sentendo delle voci, rispetto a quello che è l'operato. Iniziamo dalla fase di relax nella sala d'attesa, per poi un passaggio all'interno della poltrona dove ci attiviamo per fare il prelievo. Entra all'interno della sala e fa il prelievo in maniera assolutamente tranquilla. Lo viviamo sia in ambulatorio che a domicilio, perché anche sul domicilio abbiamo esattamente la stessa risposta. La realtà virtuale potrebbe essere di grande aiuto anche per altre procedure? Assolutamente sì, e già viene utilizzata in odontoiatria, in chirurgia vascolare. Abbiamo avuto modo anche con dei ragazzi sulle delle medicazioni dove era un impatto abbastanza importante e abbiamo avuto anche lì delle risposte estremamente positive perché non hanno sentito e non hanno percepito l'attività su di loro. Quindi il nostro obiettivo è quello oggi di fare uno studio sui prelievi, ma pian piano poi spostarlo verso altre attività. Sei in relax, senti l'aria che entra dal naso e riempie i polmoni, senti la pancia che si espande riempiendosi d'aria. Luca, vediamo che la paziente è rilassata, ma come funziona? Funziona, lei in questo momento sta percependo delle immagini in 3D, quindi qualsiasi movimento lei faccia si trova all'interno di un sistema e sono differenziate dalla costellazione al tramonto alle mongolfiere all'acqua. All'interno dell'acqua l'acquario e le mongolfiere vengono utilizzate effetto wow per i bambini perché è colorato, è molto vivibile. Stellare e tramonto lo dedichiamo un pochino sulle persone adulte perché portano al rilassamento. Ci sono delle voci sotto che ti permettono di respirare e di rientrare in un sistema per il quale ti dissoci rispetto alla realtà, pur avendo sempre il controllo, perché il visore ha la possibilità di staccare
è attivare le webcam dove ti permette di non avere ostacoli, quindi assolutamente protetto.